Buongiorno, sono Dennis Bignami, insegno economia aziendale all'Istituto Tosi di Busto Arsizio e sono qui per condividere con voi un po' di informazioni, ma soprattutto di esperienze in merito alla didattica a distanza. Il momento che stiamo attraversando in queste settimane mette la scuola, sicuramente davanti ad un ostacolo che però può essere sicuramente superato attraverso delle azioni di didattica efficaci. Fare didattica anche a distanza non significa semplicemente condividere un materiale attraverso il portale, ma significa mantenere la relazione viva con gli studenti. Mantenere la relazione vuol dire coltivare nel tempo quanto è possibile, con gli strumenti che si hanno ovviamente a disposizione, il rapporto con loro, far sentire che la scuola è vicina. Il nostro istituto Tosi da subito ha attivato appunto azioni di didattica a distanza con l'obiettivo di far percepire ai ragazzi che nonostante la difficoltà e nonostante le scuole siano chiuse, appunto che noi eravamo vicini a loro, che tutti i docenti si continuavano a prendere cura di loro nel progetto educativo, che appunto li riguarda. Noi dobbiamo formare dei cittadini, dobbiamo formare delle persone che sono in grado di essere versatili, di superare gli ostacoli, quindi di sapersi adeguare ai contesti anche quando questi risultano poco favorevoli. Piattaforme, strumenti, app, siti, le possibilità per stare insieme ai ragazzi sono infinite. Quello che conta è il valore umano che riusciamo a veicolare anche attraverso la tecnologia. Nella nostra scuola utilizziamo diversi strumenti, oltre alle potenzialità del registro elettronico con le aule virtuali, andiamo a mantenere un rapporto diretto con gli studenti attraverso delle videoconferenze che permettono di sincronizzare, quindi di parlare direttamente con i nostri ragazzi, portare avanti le lezioni, chiedere loro di fare dei progetti. Il tema arduo che in queste settimane poi naturalmente ci vedrà occupati è anche quello della valutazione. Cambiare l'ottica della valutazione significa porci come insegnanti di fronte all'idea che il percorso educativo non può in questo momento concludersi con una verifica compilativa, ma deve chiedere ai ragazzi di cimentarsi in situazioni operative dove personalmente possono elaborare contenuti, fare ricerca, mettersi insieme anche a distanza. Dobbiamo essere propositivi, positivi, non considerare la valutazione come elemento punitivo, ma come elemento valutativo e che soprattutto permetta agli studenti di sentirsi valorizzati per il lavoro che fanno. Anche gli studenti più sgangherati, quelli più disgraziati, che magari di solito non studiano, di fronte a una situazione dove sono coinvolti direttamente, sicuramente vi daranno qualche cosa. Dobbiamo andare avanti con determinazione, ma soprattutto con la consapevolezza che noi, attraverso le relazioni, possiamo fare veramente la differenza.